Come sta la squadra? Non posso dire che è un momento felicissimo, è un momento difficile, è un momento dove abbiamo 13 giocatori indisponibili e quindi siamo in un momento di emergenza. Non mi è mai capitato, dico la verità, di avere tutti questi giocatori indisponibili anche quando giocavo, ma è successo e quindi dobbiamo trovare le soluzioni a questo problema. Purtroppo siamo molto rimaneggiati ancora una volta, ma al di là di quello, quei 15-16 giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento daranno il massimo e daranno anche qualcosa in più per poter fare una buona gara a Benevento e soprattutto fare meglio di Spezia. Ecco, quello è l'obiettivo. Loro cercheranno di vincere come noi cercheremo di fare una bella partita e di vincere. Il calcio è così, loro hanno perso un'unica partita e questo può essere anche il falco, il lato positivo. Magari è una squadra che quando vede il Pescara soffre e quindi speriamo di fare la stessa partita dell'andata, anche se, ripeto, non è, le condizioni non sono uguali, però può succedere di tutto, può succedere che il Pescara faccia un'altra grande partita contro il Benevento e io ci spero tantissimo. Beh, in base alle caratteristiche che abbiamo, stiamo cercando di trovare l'assetto migliore. Sicuramente non andiamo a essere, ecco, spavaldi o sprovveduti, nel senso comunque è una partita che sappiamo che loro cercheranno di dominare il gioco e noi dobbiamo essere attenti e bravi a sfruttare quelle, poche occasioni che loro concederanno. Ci sarà un ambiente diverso, un ambiente nuovo per tutti, quindi giocare a porte chiuse potrebbe anche influenzare un po' la condizione psicofisica dei giocatori, perché no? Si spera che noi possiamo averne vantaggi in questo, così siamo sgombri da ogni pressione, da ogni paura, da ogni ansia che a volte prende i giocatori quando si trovano in queste situazioni. E quindi spero, ecco, che i miei ragazzi siano liberi mentalmente di esprimere quello che sanno fare.